Si è da poco conclusa qui a Taipei la conferenza stampa di Qualcomm, che ha annunciato al mondo il nuovo Snapdragon 850, un nuovo sistema on a chip basato sullo Snapdragon 845 che abbiamo già conosciuto e apprezzato in questi mesi, che non arriverà sugli smartphone ma è completamente dedicata a prodotti come questo HP Envy X2, notebook o convertibile o 2 in 1, ultra connessi basati su Windows 10 Pro con durata della batteria veramente incredibile, buone prestazioni e soprattutto la presenza di un modem Gigabit LTE al loro interno. Le novità dello Snapdragon 850 sono molteplici, infatti abbiamo la nuova architettura basata sull'845 con però delle ulteriori specifiche ottimizzazioni che permettono a questo chip di dare delle migliori prestazioni quando si tratta di averlo inserito all'interno di un computer dove abbiamo ovviamente una dissipazione del calore migliore e delle batterie più grandi. Infatti il nuovo 850 riprende tutte le caratteristiche principali dell'845, spinge un pochino la frequenza di clock, quindi è più alta permettendo di raggiungere una velocità di punta maggiore, viene poi ottimizzato un po' in generale il pacchetto per avere effettivamente delle prestazioni migliori quando si tratta di Windows 10. Tradotto in soldoni, si parla rispetto allo Snapdragon 835 su cui erano basati questi prodotti di prima generazione di un boost prestazionale del 30% in più, ovviamente, di una durata della batteria maggiore del 20% e di velocità di picco del modem, quindi per il download, di anch'esse del 20% in più. Quali sono i vantaggi però della piattaforma Snapdragon sui computer? Questo ce l'ha detto Qualcomm attraverso tre demo. La prima, che appunto andava a far vedere la velocità di picco del modem Gigabit LTE rispetto ad un computer competitor con il modem non dello Snapdragon 850, avevamo una velocità decisamente inferiore di circa 5 volte. Quindi effettivamente rimanendo connessi con questi prodotti con processori Snapdragon al loro interno si può avere un'ottima velocità di punta nel momento in cui siamo connessi con la SIM al suo interno. Io l'ho provata sul campo con questo HP Envy X2 che è basato sul vecchio 835 e devo dire che con la SIM inserita non ho avuto nessun tipo di problema a collegarmi in nessun paese da cui sono transitato arrivando qui a Taipei. La seconda demo, anch'essa molto interessante, fa vedere come questi computer possano rimanere effettivamente sempre collegati. Nel momento in cui, ad esempio, sui due computer arrivava una chiamata Skype, questo dispositivo spento si risvegliava e quindi effettivamente ci permetteva di rispondere. Il computer con un processore competitor ovviamente rimaneva spento perché non rimaneva effettivamente collegato alla rete. Terza demo invece faceva vedere come due computer molto simili fra di loro, uno basato su piattaforma Intel e l'altro basato su piattaforma Snapdragon, facessero girare lo stesso gioco senza alcun tipo di problema, ma nel momento in cui il computer andava sotto stress, i processori Snapdragon scaldavano meno e questo significava ovviamente meno calore all'utente trasmesso sul dispositivo, ma anche delle prestazioni più costanti nel tempo, perché il processore non scaldando non va in throttling e quindi le prestazioni non vengono limitate. A tutto questo va aggiunta l'ottima durata della batteria che questi dispositivi possono offrire. In questo caso, con lo Snapdragon 835, io vi posso raccontare che è 2 giorni che non lo carico e lo sto utilizzando in maniera saltuaria, ma connesso all'LTE per navigare, per mandare una mail, per parlare con i miei colleghi in Italia e sono ancora al 70% di batteria. Ripeto, è 2 giorni che questo computer non vede il caricabatterie. Per quanto invece riguarda lo Snapdragon 850, abbiamo un boost del 20% e quindi potremmo arrivare non più a 20 ore di batteria, ma a 25. Rispetto a qualsiasi notebook siamo almeno a 2 volte la media della batteria, ma per alcuni modelli si parla anche di un miglioramento di ben 3 volte. Lo Snapdragon 850 sarà anche in grado di decodificare modelli di machine learning e di intelligenza artificiale direttamente sfruttando la potenza del processore e questo significa migliori prestazioni in quel caso. Quindi quando si parla di intelligenza artificiale, come sempre, trend molto attuale in questo 2018, Qualcomm evidentemente è in prima linea per quanto riguarda le sue prestazioni. Interessante anche il fatto che lo Snapdragon 850 supporterà tutti i vari standard di HDR, sia in riproduzione sia in registrazione e questo ci permette di avere dispositivi moderni dove vedere gli ultimi contenuti multimediali sullo schermo del dispositivo. Parlando sempre di schermi, va anche evidenziato come la nuova piattaforma supporterà pure configurazioni multiscreen e quindi potremo andare a espandere la produttività utilizzando un dispositivo come questo, ma collegato magari ad un monitor esterno. Insomma, lo Snapdragon 850 risulta essere sicuramente molto interessante. Non lo vedremo, come vi ho già detto, sugli smartphone, perché già lì lo abbiamo visto col nome di Snapdragon 845, ma lo vedremo verso fine anno su prodotti come questi di nuova generazione, tra cui uno di Samsung che c'è stato annunciato, ma non c'è stato effettivamente mostrato. Io tengo molto d'occhio questa piattaforma perché secondo me
Innanzitutto è necessario che ci sia un po' di competizione per quello che riguarda i processori Intel e AMD. Avere un nuovo player sul mercato fa soltanto che bene per l'utente finale, ma mi interessa molto questo tipo di form factor perché avere un dispositivo sempre connesso con una durata della batteria praticamente infinita e soprattutto delle buone prestazioni è qualcosa che personalmente mi interessa. Ad oggi, due di questi punti sono ok, ottima velocità dell'LTE anche con questo HP e soprattutto un'ottima durata della batteria. Manca ancora un po' di concentrazione in più, di focus in più sulle prestazioni che sono discrete per l'utilizzo di Windows 10 Pro, ma non sono ancora perfette, non sono assolutamente ai livelli di un notebook professionale dove si va a lavorare con dei programmi molto pesanti. Insomma, voi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo Snapdragon utilizzando il box dei commenti qua sotto. Un saluto e al prossimo video per Ritball.com, Andrea Ricci.